Questo è un mercato che a nostro avviso richiede una maggiore capacità di selezione, anche perché l'ultimo decennio di fatto è stato dominato per quanto riguarda l'azionario dai FANG e quindi da alcune aziende, da poche aziende tecnologiche, e abbiamo notato in questo decennio quasi una totale assenza del mondo obbligazionario. Oggi il mondo obbligazionario diventa nuovamente protagonista, diventa un asset class core che può aiutarci a decorrelare i portafogli. Probabilmente anche i multi-asset potranno diventare di nuovo interessanti, un asset class che è stata quasi rinnegata e dimenticata a favore ovviamente di tematici e di azionario, e l'azionario ovviamente, se più diversificato, con un occhio al dividendo, con un occhio anche alla parte income, ancora una volta può costituire una parte importante per la crescita del capitale, ovviamente per chi ne ha bisogno.